appunto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo proprio qui dinanzi al mosaico della Madonna delle Grazie per leggere un'email che ci scrive Giovanna. Vedete questo indirizzo in sovrimpressione dove inviate le vostre lettere. Giovanna è una donna della provincia di Napoli che vuole condividere questa testimonianza, una storia che inizia 25 anni fa quando è una giovane mamma di due bambine, non è particolarmente fervente, quindi non partecipa alla Santa Messa, non è fervente religiosa. Tutto cambia quando una sua parente subisce un incidente e finisce in coma, con poche speranze di sopravvivenza. In quel periodo Giovanna si aggrappa alla fede, si aggrappa a Dio. Ha un'immagine di Padre Pio sul comodino, donata da qualcuno, in preda alla disperazione, accende un lumino, prega, chiede l'intercessione di Padre Pio affinché questa sua congiunta, parente, si salvi. Quella notte è un'esperienza forte, non so se dormissi, scrive, vidi un frate all'uscio della porta della camera, sai, oscuro, barba, e mano destra appoggiata sul cordone. Giovanna descrive come il frate la chiama facendole segno con la mano sinistra. Anche se non lo riconosce subito, sente che la sua anima lo riconosce. Mi sentì uscire con felicità dal corpo e andare verso di lui. Ero felicissima. Il frate le comunica mentalmente che tutto andrà bene. Giovanna gli chiede di restare con lui, ma il frate le mostra che lei sta dormendo insieme alle sue bambine. Le sue bambine hanno bisogno di lei. Al risveglio Giovanna riceve una telefonata che le annuncia che la sua parente si è inspiegabilmente risvegliata dal coma. Da quel momento sente la presenza di Padre Pio nella sua vita e scrive: non so dire se sia stato un sogno, ma da allora Padre Pio è sempre stato presente nella mia vita. Spesso Giovanna visita i luoghi di Padre Pio, qui a San Giovanni Rotondo, poi a Pietrelcina. Lo invoco sempre, sono una sua stalker e lo ritrovo nel quotidiano, in tante piccole cose.